Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale. Video di oggi un po' diverso dal solito, perché oggi non andremo a fare un make-up, bensì vi farò il tutorial, tra mille virgolette, della mia acconciatura pin-up. Motivo per cui ho il make-up già fatto e queste treccine. Innanzitutto vado a scioglierle. Finalmente ho ritrovato la mia tinta, quella solita della Crazy Colors. Non vedo l'ora di andarla a rifare, perché anche a sto giro i capelli un po' me come colore. Ho finito quella della Manic Panic, che appunto avevo da finire, ma sinceramente già non mi fa impazzire di per sé. In più, avendone poca, non è che abbia coperto proprio quanto avrebbe dovuto. Comunque, non è assolutamente questo il tema di oggi, perché appunto, come vi stavo dicendo poco fa, oggi faremo l'acconciatura pin-up. Io solitamente faccio questa acconciatura per degli shooting, semplicemente perché ci metto abbastanza a farla e quindi preferisco appunto farla per degli shooting. Mentre invece quando faccio quella più easy, che utilizzo anche da uscire, faccio solamente la frangetta, magari abboccolo un pochino i capelli. Oggi andremo a fare frangetta, che precisamente si chiama Rockabilly Bangs, e i Victory Rolls, che sono i due rolls appunto che vengono fatti qui sopra, e sono il punto quello più difficile, diciamo. In realtà anche la Rockabilly Bangs non sempre mi viene al primissimo colpo, quindi vedremo un pochino. E io ho tutta la mia postazione allo specchio qui, quindi se vedete che guardo giù qui è perché appunto ho lo specchio. Il necessario per questa acconciatura, almeno le cose che utilizzo io, sono questa specie di crespo, non so se si chiama crespo oppure questo, comunque è questo coso che da una parte ha il ferretto, come potete vedere, dall'altra parte è morbido, spilla per tenere fermi i capelli, ma va, strano. Pettine a denti larghi e spazzola, tangle teaser o simile tangle teaser. Lacca, io utilizzo questa qui della Got To Be, la Glued, raga, è la vita questa lacca, è stra buona, a parte che ha un profumo buonissimo, ma poi anche come tenuta è veramente extra. Fate calcolo che l'acconciatura che andremo a fare in questo video l'ho tenuta anche per una notte, semplicemente perché il giorno dopo mi aspettava un altro shooting sempre a tema pin-up, era stra presto al mattino, non avevo assolutamente tempo di rifare l'acconciatura e quindi ho voluto provare a tenerla tutta la notte, e grazie a questa lacca ha funzionato. E super importanti queste spillettine. Come prima cosa direi di andare a fare la frangetta, quindi vado a fare la riga in mezzo e vado più o meno qui a creare una sezione a triangolino, sia da una parte sia dall'altra, infatti per quello che viene un triangolino. E questa è la sezione della frangia. Vado ora con la spilla a raccogliere gli altri capelli. Vado a prendere il crespo, chiamiamolo crespo, che così almeno ci capiamo. Metto tutti i capelli dentro, porto il crespo verso la fine, ma non proprio alla fine fine, magari vi faccio anche vedere più o meno qui, e vado ad arrotolare. Voilà, una volta che ho arrotolato tutto quanto, mi resteranno fuori questi due pezzi di crespo che vado a ripiegare verso l'interno. E voilà, così facendo praticamente la frangia è già bloccata. Io ovviamente vado anche con delle spillette per andare a fissarla meglio. Cercate, se riuscite, di non mettere la spilla nella parte sopra, ma di tenerla sotto. Una volta fatta la frangetta, essendo che il crespo utilizzato prima ha un ferretto, potete andare a modellarvela come preferite. Io solitamente, arrivata a questo punto, vado a fissare con la lacca, giusto intanto da tenerla ferma. Oggi la utilizzerò il meno possibile in realtà, perché magari finito qua girerò un paio di mini video per l'altro social, ma poi l'andrò subito a togliere, quindi non ho bisogno di una tenuta extra forte. Vado ora a sciogliere gli altri capelli, che come potete vedere già così abbiamo una super acconciatura molto stile pin-up. Vado a creare due sezioni. C'è da stare attenti a non prendere troppi capelli, perché altrimenti verrà un po' strana. Io ad esempio vado a prendere una sezione più o meno così, ecco. Vado a fissare gli altri capelli, vado a prendere un tubetto di qualcosa, potete utilizzare un setting spray, se ce l'avete magari qualcosa di apposito sarebbe anche meglio, mi raccomando comunque qualcosa di liscio. Vado a spruzzare un pochino di lacca, giusto per tenere insieme i capelli. Vado ad appiattire. Devono tipo fissarsi assieme. Prendo il mio tubetto e faccio sostanzialmente la cosa che ho fatto prima nella Rockabilly Bangs, ovvero l'arrotolo a sto giro sul tubetto invece che appunto all'interno del crespo.
Intanto che lo rotolo, tiro verso l'alto e lo rotolo appunto in questo senso. Una volta che sono qui, vado a sfilarlo, per questo che vi dicevo che non serve qualcosa che faccia presa con i capelli. Tengo il mio roll in posizione, prendo una mollettina e vado a fissarlo nella parte più esterna possibile, da una parte e dall'altra. Premo rotolino. Fatto. Per sicurezza, poi soprattutto oggi che appunto non vado a utilizzare troppa lacca, vado anche a fissarlo un po' più internamente. Vado a fare lo stesso procedimento ora, ovviamente anche dall'altra parte. Andiamo ora a sistemare tutti i capelli qui sotto. Per questa parte serviranno un termoprotettore e una piastra per boccoli. Vado innanzitutto con il termoprotettore, non ne metto tanto, questo è un olio, quindi giusto un paio di pump sono già più che sufficienti. Spazzolo, vado a dividere ulteriormente in varie ciocche e vado ad arricciarle sul ferro. Io con questo riesco sempre a scottarmi, vediamo oggi quante volte riuscirò. Non vado ad arricciare la parte finale perché mi piace che sia liscia. Tengo qualche secondo, dopodiché mollo e voilà. E una volta fatta tutto, la parte vado con il pettine a denti larghi a pettinare. Questo è l'effetto. Guardate che bello! Vado a fissare con la lacca. Intanto che fisso, tengo appoggiato. E lo tengo così per qualche secondo finché non si fissa la lacca. Vado a fare la stessa identica cosa dall'altra parte ed ecco l'acconciatura completa. Piccola tips: se magari avete fatto un po' di pozzo nella parte della bangs con spillette, cose varie, magari ci sono ciocche di capelli che vi sono spuntate ai lati e le avete dovute un po' arrotolare per cercare di nasconderle, però qualcosa magari si vede dal vivo. Fascetta, queste qui vanno benissimo, anche un cerchietto. Se lo avete, io da pin up ho tutti i cerchietti con fiocchi abbastanza importanti e quando vado a fare i Victory Rolls preferisco non optare per quelli perché già ci sono loro, più se mettessi anche dei fiocchi sarebbe un po' too much la situa, quindi prediligo le fascette. Vado a staccare una ciocca da una parte, una ciocca dall'altra, faccio passare la fascetta sotto tutti i capelli, vado ad annodare. Molto semplicemente. So che queste fascette esistono anche con la parte del ferretto all'estremità. Nel caso se l'avete anche meglio così da poter scegliere precisamente dove andare a posizionarla. Io oggi credo di voler lasciare il tutto così, quindi non andrò a metterla. E nulla, raga, questa è l'acconciatura finita appunto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se conoscete altri metodi, perché appunto questo è quello che utilizzo io. Non mi trovo male, c'è da dire anche che oggi mi è venuta al primo colpo. Di solito almeno uno dei due rolls mi fa dannare e lo devo fare tipo 20 volte. Oggi è andata molto bene, direi. Però se conoscete altri metodi, mi raccomando, fatemi sapere. Questo era tutto per il video di oggi. Vi ringrazio tantissimo per avermi tenuto compagnia. Vi ricordo, come al solito, di andare a dare un'occhiata giù nell'info box perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. E noi, ragazzi, ci rivediamo a settembre perché ad agosto, si sa, sono tutti via, quindi nessuno fa. Praticamente sta a guardare YouTube. Quindi io vi mando un mega bacione e noi ci rivediamo prestissimo. Ciao!